Ciao a tutti, vediamo 5 aspetti di un uomo che non seducono le donne, per cui se li hai devi mascherarli bene perché sono l'antiseduzione per eccellenza. Beh, il primo è la debolezza, manifestarti debole nei confronti della donna soprattutto, quindi nel momento in cui lei, diciamo, cerca di imporsi in qualche modo, perché alcune donne fanno degli shit test per testare il maschio e quindi cercano di imporsi, di dimostrare, diciamo, di voler decidere, di voler fare quello che vogliono loro. Se tu ti dimostri debole e cedi subito al primo colpo, oltre a essere cornuto, sarai anche mazziato. E correlato a questo, il secondo aspetto è quello dell'insicurezza, essere sempre indeciso, non so bene cosa fare, adesso che di qua, di là. Resti sempre bloccato nell'insicurezza, è un altro aspetto che denota che sei un maschio gregario e non un maschio alfa. Terzo aspetto è l'arroganza. Le persone arroganti in realtà sono persone insicure, per cui arroganza significa insicurezza fondamentalmente. Un altro aspetto è quello dell'incoerenza, essere, volere una cosa e farne un'altra. Questo anche è molto poco seduttivo. E l'ultimo aspetto è quello di essere avaro, insomma, avaro non soltanto nelle cose materiali, ma avaro nell'affetto, nella vicinanza, nelle coccole, diciamo, avaro strutturalmente. Un conto è usare, diciamo, strategicamente, farti vedere che tu saresti un potenziale erogatore di un servizio affettivo, ad esempio, ma non lo eroghi per qualche motivo e quindi lei cerca di fartelo erogare coinvolgendosi, ma avaro significa invece essere proprio povero di capacità di erogazione affettiva e questa è un'altra cosa che allontana molto le donne. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!